Benvenuti in questo istante, scusate il leggero ritardo. Oggi mercoledì 16 settembre, sbetta ancora un grande sole sulla nostra città, ben 27 gradi, insomma a metà settembre niente male. Vedo invece dal mio monitor i livelli di aria che si sono un po' innalzati quest'oggi, ricominciano i livelli gialli, quindi staremo a vedere, ma settimana prossima parleremo ancora meglio di aria e di qualità dell'aria, perché avremo degli ospiti che ritorneranno, gli amici di Wise Air, quindi poi ne parleremo. Quest'oggi invece apriamo la nostra trasmissione parlando dello stadio di San Siro, parlando di quello che potrebbe essere il futuro dello stadio. Insomma, lo sapete, gli attori in campo sono praticamente tre, di cui due fanno coppia e uno sta dall'altra parte. Sono il Comune di Milano da una parte e dall'altra le due società di calcio milanese, l'Inter e il Milan, che poi società milanesi, insomma, sono una credo cinese, l'altra mezza americana, con anche lei con pagine in Cina, quindi insomma chiamarle milanesi ormai fa anche un po' ridere. Sta di fatto che le due società vogliono costruire uno stadio nuovo, per quali motivi lo sappiamo, lo dicono loro, che lo stadio di San Siro sia ormai obsoleto, non vada più bene per le loro attività, soprattutto attività diciamo correlate al calcio, sia finanziarie che commerciali, e hanno invece richiesto appunto uno stadio nuovo con l'abbattimento di quello vecchio. Non si sa bene a che punto siamo con l'iter della costruzione del nuovo stadio, se ci sarà o non ci sarà. Sta di fatto che il sindaco Sala negli scorsi giorni, proprio un paio di giorni fa, è stato interpellato e ha detto basta, non ne voglio più parlare finché Milan e Inter non ci daranno il progetto definitivo, io non voglio più parlare di stadio. Insomma, invece a me sembra che bisogna parlarne e come di stadio, e vorremmo appunto parlarne quest'oggi in questa prima parte di puntata. Stadio che, come vi dicevo, appunto dovrebbe essere edificato su una zona, ricordiamo, comunque di proprietà del Comune di Milano, quindi insomma ci sarebbe una delega a dare questo spazio, usufrutto di 99 anni, il famoso 99 anni, alle due società milanesi, che costruirebbero però un bene privato, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa di nostro dato in mano a delle società private. Credo che il nostro collegamento telefonico non sia ancora pronto, giusto? No, ok, quindi rimaniamo in attesa del collegamento telefonico. Dicevo appunto, stadio di San Siro che non vede a questo punto un futuro delineato, nel senso che da una parte le due società hanno fatto una richiesta, delle proposte, ma delle proposte alquanto fumose, nel senso che non si riesce ancora ad avere in mano un progetto definitivo, un progetto che faccia capire davvero cosa lo stadio, quale sarà la volumetria, come funzionerà lo stadio. Quindi insomma il sindaco ha chiesto alle due società di dare una risposta, di darla in tempi brevi, però insomma quel non voglio più parlarne finché non avremo un progetto definitivo a noi non è che è piaciuto tantissimo, perché insomma capisco che il sindaco magari ha anche altre cose a cui stare dietro, però insomma lo stadio di San Siro è un bene comune, un bene della città, e quindi facciamo, insomma, vogliamo sapere quale sia il suo futuro. Ne parleremo appunto nel corso di questa puntata che appunto va avanti proprio con il nostro collegamento telefonico con il presidente del municipio 7 di Milano, che è proprio il municipio su cui sta lo stadio di San Siro. Quindi do il benvenuto a Marco Bestetti. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ben ritrovato, ben ritornato, perché l'ho vista un po' in giro per l'Italia, che so che insomma ormai ha fatto carriera anche all'interno del partito, visto? Rimango sempre il primo e l'ultimo dei militanti. Perfetto. Allora, presidente, il sindaco ha detto che basta, non voglio più parlare di questo stadio finché Milan e Inter non mi danno un progetto definitivo, non ne voglio più parlare. Ma io credo che non debba essere il sindaco a stabilire di che cosa la città parla e in che termini i giornalisti gli fanno domande, anche perché ricordo al sindaco che San Siro è un bene di proprietà dei milanesi del Comune di Milano, e ricordo che è in corso una trattativa tra il Comune di Milano e le società di Milano e Inter proprio per uno stravolgimento di quell'area, l'abbattimento di San Siro, la costruzione di nuovi volumi, quindi è un tema
tema di rilevanza strategica sicuramente cittadina, ma addirittura nazionale. Io credo invece che se ne debba parlare, e se ne debba parlare sempre di più, perché su volumetrie e verde io fino ad oggi ho sentito una giunta che letteralmente dà i numeri, perché rispetto all'indice originario di come dire, edificabilità valido per tutta la città, i diritti volumetrici concessi a Milan e Inter per l'area dello stadio prevedono circa 50.000 metri cubi di cemento in più, che si sommano ai 100.000 metri cubi già concessi dal piano di governo del territorio. Quindi un totale di circa 140-150.000 metri cubi di costruito, che sono un tema rilevante per la città, credo. Eh sì. E anche sul verde ci sono degli aspetti che vogliamo capire meglio. Ecco, ricordiamo un attimo, il municipio ha detto la sua, stranamente ve l'hanno anche chiesta, di solito si fanno le cose senza chiedere niente ai municipi, stavolta ve l'hanno chiesta, poi chissà se vi ascolteranno, io sai che sono sempre dalla parte di tutti i municipi, a prescindere poi di che colore siano i vari presidenti e le varie giunte. Vi hanno chiesto un parere, voi l'avete dato? No, in realtà non ci hanno chiesto nessun parere, perché ah, okay. Non ha un particolare, diciamo, una particolare abitudine al confronto dialettico con i territori. Diciamo che il parere l'abbiamo dato noi senza che ce lo chiedessero. E il nostro, la nostra idea è che l'area di San Siro debba essere riqualificata, debbano essere inseriti degli elementi a verde, debba essere limitata quella forata di cemento di pavimentazione, lo stadio San Siro debba essere ammodernato, rifunzionalizzato, ristrutturato. Tutto questo è molto positivo e noi ci troviamo assolutamente favorevoli. Quello di cui non siamo d'accordo è la demolizione della scala del calcio, l'abbattimento di San Siro, la costruzione di un nuovo stadio a 30 metri dalle case, perché è quello che avverrà, e soprattutto non siamo d'accordo sullo spacciare come progetto ambientalista un progetto da 140.000 metri quadri di costruito in più. Ci dicano le cose esattamente come stanno, raccontino ai milanesi la verità e poi i milanesi si potranno esprimere. Anche sul verde, e su questo ci tengo molto, e nonostante il comune millanti gli esistenti successi nella trattativa con le società, la superficie filtrante, che traduco per chi ci ascolta, è il terreno, diciamo, vergine a verde che assorbe l'acqua piovana, sì, di mezza dagli attuali 52.000 metri quadri, perché ricordiamolo che oggi c'è un grande parco, sì, che verrebbe tombato dal nuovo stadio, si dimezza dagli attuali 52.000 metri quadri a soli 26.000 metri quadri previsti dal progetto. Ecco, io vorrei che invece se ne parlasse di più rispetto, okay, a quanto vorrebbe Sala, perché ovviamente non ha, come dire, alcun interesse che la città ci veda chiaro su questo progetto. Vorrei invece che se ne parlasse di più, si aprisse un bel dibattito cittadino su questo progetto. Ah, per quello, Presidente, per quello che possiamo fare, noi ci cercheremo appunto di non smettere di parlarne, anche cercheremo infatti di rendere il dibattito appunto cittadino, perché poi appunto ha a che fare col municipio 7, ma poi ha a che fare con tutta la città, quindi insomma è giusto che se ne parli sempre di più. Mi spiace per il sindaco che ci ha chiesto di parlare di meno, vabbè, cercherò di farlo contento in qualche altra maniera, intanto poi su questo tema invece dobbiamo per forza parlarne. Presidente, io la ringrazio tantissimo, buon lavoro e sicuramente ci risentiremo ancora, perché in quest'anno questo nuovo Good Morning Milano vuole avere sempre un filo diretto con i municipi e con quindi il territorio. A disposizione, qualsiasi esigenza voi abbiate, ci sono. Perfetto, grazie mille allora a Marco Bestetti, presidente del Municipio 7. Buon lavoro a lei, presidente. Abbiamo sentito appunto quindi le parole del nostro presidente, dico nostro perché siamo anche noi nel Municipio 7, quindi la nostra sede è insita nel Municipio 7, quindi anche il presidente del nostro municipio. Non si parla solo di politica, anche se oggi parleremo tanto di municipi, perché poi anche nella seconda parte appunto avremo un ospite, un assessore invece del Municipio 8, che ci verrà a parlare del futuro del cavalcavia Renato Serra, o meglio di quello che potrebbe essere quello del cavalcavia Monteceneri, quale potrebbe essere il suo futuro. Ma non è solo quello Good Morning Milano, è anche una pausa di riflessione, a volte una pausa anche all'interno della propria giornata, e non c'è modo migliore di prendersi un attimo di riflessione, di andare in profondità anche dentro noi stessi, cercare un po' i nostri chakra, volendo, grazie alle incursioni poetiche delle foche parlanti. Siamo morti presto, persi, a guardare la luna che cade sull'ossigeno,
Affamato, il cane ha mangiato l'osso. Lecca. Lecca i segni su tutto il corpo. La tua mano è uno scoiattolo. In mano una foglia, i tuoi occhi hanno paura, la mia saliva sa di te. Dolce, dolce, poi amara. La morte va a caccia, raccoglie tutto. Colleziona ossa. Eccoci qua, grazie mille ad Acelia Jonak delle Foche Parlanti. Vedete, tutta questa città così frenetica che continuiamo a dire, ma che poi secondo me non è tutta una mezza leggenda. Avrei voluto mettere Milano, la Milano dei parchi, dei borghi, dell'andare lenti in giro per la città. Ma quante città al mondo vi permette di andare tranquillamente in giro con un monopattino, in bicicletta, a piedi, ed essere ovunque nel giro di pochissimi minuti? Ecco, quindi a me sta cosa della Firenze di Milano, lo sapete che non l'ho mai sposata più di tanto. Quindi grazie mille alle Foche Parlanti che ci danno questa piccola pausa all'interno del nostro format, tutte le volte, tutte le puntate. Adesso poi ci rivedremo venerdì e chissà quali altre incursioni avremo. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio il nostro ospite Paolo Romano. Buongiorno Paolo. Buongiorno e grazie mille dell'invito. Grazie di essere qui anche tu. Paolo Romano, assessore all'urbanistica e a tante altre cose, perché voi dei municipi avete delle liste infinite, di deleghe del municipio 8. Siamo qui perché pochi giorni fa, appunto, Paolo, tu hai postato una foto che forse abbiamo, vero Francesca? La foto di Paolo, eccola qua, questa foto qua. Tu stavi tenendo una lezione, raccontando, adesso mi spiegherai bene, ma nella didascalia ho visto, parlavi del futuro del Cavalcavia di Monteceneri, e lì mi si è accesa una lampadina e ho detto, è vero, esiste anche lui, ce lo siamo dimenticati, è successo di tutto, c'è Covid, non Covid, ma se ne era parlato. Quindi torniamo un po' sul tema. Prima di tutto ricordiamo un po' di cosa stiamo parlando, di un'opera che è gigantesca, è un'opera di più di 2 chilometri che connette praticamente da subito dopo Piazzale Lotto, cioè da Piazza Stuparic, tutta la circonvallazione fino al ponte del Laghi Solfa, che è il ponte che sorpassa lo scalo Farini, e lo fa in altezza, occupando in maniera molto molto invadente tutta quella strada e quel pezzo di Milano. Opera che negli anni 50-60, esatto. Primissimi fino agli anni 50, primissimi anni 60. Un'opera che di per sé, cioè, visto i fini che fanno i ponti in Italia, mi da dire che è stata anche fatta bene, perché ancora lì ogni tanto si rattoppa qualcosa, però è... All'epoca fu un'opera rivoluzionaria, perché fu la prima volta che si fece un cavalcavia con dei monoblocchi, o addirittura vinse dei premi internazionali. Ovviamente adesso necessita un po' di manutenzione, ma... Sono belli anche gli acquedotti romani, ma poi si è passati ai tubi. Esatto, no? Esattamente. Quindi sarebbe forse arrivato il momento, appunto, di pensare invece a un futuro. E tu quel giorno cosa stavi raccontando, appunto, ai tuoi astanti? Quel giorno ero a un corso del dottorato del Politecnico di Milano che ci ha chiesto di intervenire un po' per raccontare un progetto che vedremo dopo insieme, proprio fatto con il Politecnico che ci ha finanziato, ma soprattutto per parlare di che fine faranno i cavalcavia e quel cavalcavia in particolare. È chiaro che quando c'era la grande espansione della macchina e la macchina sembrava il mezzo per arrivare da qualsiasi parte, quella era un'opera anche molto apprezzata. Oggi è un'opera che in quel pezzo di città fa soffocare letteralmente di smog i cittadini, nel rumore, che crea problemi di insicurezza sotto in quell'enorme parcheggio continuo molto buio che c'è, e che ha fatto perdere valore alla zona e chiudere tanti commercianti. Non possiamo chiuderla oggi, perché ovviamente troppe macchine ancora hanno bisogno di quel transito, però noi dobbiamo avere il coraggio di dire che se lavoriamo bene su tutta la città, noi in 5, 6, 7 anni possiamo chiudere quel cavalcavia. Lo possiamo fare diminuendo il numero di traffico totale, aumentando il TPL, aumentando i parcheggi di interscambio. Magari se Trenord facesse la sua parte, invece di avere dei treni che fanno schifo, potremmo essere come Londra, in cui la maggior parte delle persone entrano in città con il treno. Ma lo possiamo anche fare creando nello scalo Farini, ora che lo ritocchiamo grazie al progetto degli scali ferroviari, altri collegamenti. Perché se tu non usi il ponte della Ghisolfa, per sorpassare di là devi andare fino a Quartoggiaro o fino a Garibaldi. Eh sì, perché infatti è uno di quei passaggi obbligati della città. Perché però siete arrivati appunto a dover ripensarlo questo, che diciamo appunto non sta cadendo, cioè, state tranquilli, potete tranquillamente andarci sopra, sotto, attraversarlo, sì. Non è un problema, ma perché appunto, insomma, le esigenze della città sono cambiate, ma anche perché comunque a livello, ad esempio, sanitario non è proprio questa manna dal cielo. Esattamente, cioè la qualità della vita dei cittadini oggi è molto più importante che 50 anni fa, e non siamo più abituati a far sì che sia normale accettare di respirare, aprendo la finestra al primo, al secondo, al terzo piano, direttamente lo scarico di un'auto che ti arriva addosso. La stessa cosa per l'inquinamento acustico. Contate che chi non ha la possibilità di mettere i doppi vetri ci racconta, e l'ho anche provato entrando in casa di un cittadino che mi ha ospitato, di non riuscire a dormire la notte, perché appena
passa un'auto, di solito ad alta velocità, il rumore di passaggio sui piloni è talmente dirompente da svegliarti. Noi avevamo messo delle barre per evitare questa cosa, però gli automobilisti ci si schiantavano sopra rischiando di morire, quindi a quel punto abbiamo dovuto toglierle. Cioè, c'è tutto un tema di qualità della vita e di sopravvivenza della zona. I commercianti ci dicono: noi non ce la facciamo, noi abbiamo sempre meno clienti, abbiamo una zona sempre meno sicura, sempre meno bella, marciapiedi molto strette, vialone gigante, il cavalcavia che ci incombe sopra, e siamo in circonvalla, non siamo in estrema periferia, non sarebbe giusto neanche in estrema periferia, figuriamoci là. Noi abbiamo anche fatto l'esempio di com'era poi prima delle cavalcavie, che potrebbe essere certo una delle soluzioni, perché le soluzioni fondamentalmente sono due: o riqualificarlo e utilizzarlo per far passare su qualcos'altro, poi appunto certo vediamo dopo, oppure abbatterlo, ed era così prima della costruzione. C'è un bellissimo vialone anche alberato con grandi spazi, poi invece adesso vediamo com'è attualmente, abbiamo poi, possiamo vederlo anche con dei confronti poi su quello che potrebbe diventare in futuro. Ecco, adesso invece c'è questo, appunto, questa striscia di cemento. L'idea che alcuni propongono è quella che questa striscia di cemento diventi invece una striscia di verde, no? Esattamente. Detta così poi si dice meglio come funzionerebbe. Beh, questo è il primo delle due opzioni che spiegavi in maniera ottima, cioè la rifunzionalizzazione. Diamo un'altra vita a questo cavalcavia. La rifunzionalizzazione che cosa comporta? Comporta la possibilità di avere una green line, quindi del verde ad alta quota, che dentro abbia dei passaggi pedonali, dei passaggi ciclabili. Si parla anche di dei passaggi di trasporto pubblico locale, però il cavalcavia è molto alto, molto vicino alle case, sarebbe difficile fare le fermate con cui il cittadino che prende l'autobus possa poi scendere e tornare a terra, quindi è un'ipotesi molto più velata. E potrebbe essere un luogo dove fare cultura, fare eventi, fare musica, fare cene in alta quota, come la cena bianca che si fa a Parma e in altre città. Ovviamente però, se tu hai questo tipo di idea, lasci il cavalcavia lì e quindi continui a poter avere dei problemi sotto e non guadagni nessuno spazio, togli totalmente lo spazio okay alle auto che passano sopra e non hai altri spazi di trasporto. Costerà un po' meno poi che abbatterlo, credo, giusto? Costerebbe molto di meno che abbatterlo. Bisogna sempre capire per quello. Certo. Invece, nel caso che si abbatta, quali sono i guadagni che ci sono, visto che il portafoglio non ci guadagna, cosa ci guadagna? Beh, intanto ci guadagna anche il senso della città, no? Noi abbiamo quasi tutta la circonvallazione e stiamo completando alcuni pezzi in cui abbiamo una corsia preferenziale per la 90-91 per i taxi. Pensa stupida, ci arriva questa corsia preferenziale dopo. Ci stiamo lavorando, cioè sono i finanziamenti ci sono i finanziamenti del governo, okay, da anni, perfetto, addirittura dal governo di centrosinistra. Purtroppo però ci sono dei problemi nella progettazione, okay, del bando europeo. È un tema molto difficile, ma importante, no importantissimo. E quindi lì si potrebbe avere in mezzo una corsia preferenziale taxi 90-91, quindi velocizzare molto di più il trasporto pubblico, renderlo più bello, un piccolo contorno alberato esattamente come il resto della città, e ci sarebbe ancora lo spazio, paradossalmente, o per aggiungere un'intera corsia a entrambi i due lati, o di aggiungere una pista ciclabile e ampliare i marciapiedi per i commercianti, che avrebbero una zona finalmente più vivibile, non dico come Corso Buenos Aires, ma che sicuramente diventa più bella per fare compere. A che punto siamo della storia? Nel senso, siamo qui a parlare di fantascienza io e te, oppure dobbiamo parlare perché invece questa non rimanga fantascienza? Secondo me stiamo facendo proprio la seconda cosa che dicevi, cioè stiamo dicendo: non lasciamo che questa cosa ci crolli addosso tra 10 anni, quando finalmente il traffico sarà sufficiente e nessuno ha un progetto, nessuno ha un'idea e non sappiamo che cosa farci. Iniziamo a chiederci ora come possiamo fare due cose. Uno, scegliere il prima possibile il progetto migliore, così da averlo già pronto quando potremo metterlo in atto. Due, velocizzare i tempi per metterlo in atto, perché è chiaro che se puntiamo su determinati parcheggi di interscambio, se apriamo delle connessioni a passaggi di poche macchine, ma più di una nello scalo Farini connettendo i quartieri, noi possiamo tagliare 2, 3, 4 anni al numero di anni che ci servono per ridurre il traffico a sufficienza da rifunzionalizzare questo cavalcavia. Quindi parliamone, parlatene, grazie mille davvero di questa opportunità, perché se la città ne parla, lo faremo prima e lo faremo meglio. Sesso, aspetta di ringraziare, perché adesso invece ho le domande quelle un po' cattivelle verso il comune, verso giusto il comune. Nel senso, qui c'era un bando, ricordiamolo, nel 2019, forse qualcosa prima si era proposto un bando, poi in realtà un po' lì, vabbè, sappiamo che la burocrazia madornale. Ecco qua, infatti, grazie mille, certo, Francesca, un bando che alla fine, nel momento forse peggiore del mondo, perché no, aprile 2019, no, c'era ancora prima, tempo, okay, è uscito, però non abbiamo più saputo niente. C'è chi dice è andato a vuoto, invece non è vero, non è andato a vuoto. No, il bando è stato vinto, vinto ovviamente con delle clausole, cioè stiamo parlando di un bando molto grande che ti dice: tu devi prendere 3 cavalcavia, okay, il Corvetto, il Monte Ceneri e il Bussa. Per capirci, il Corvetto è Corvetto, il Monte Ceneri ne abbiamo appena parlato, il cavalcavia Bussa è quello piccolino con la ciclabile che c'è vicino a Garibaldi, sopra lo scalo Farini. E ti dice:
devi investire in modo da creare un palinsesto per tutto l'anno sul cavalcavia Bussa, okay, che è il più bello e il più vuoto e quindi anche quello più facile da recuperare, e poi fare delle sperimentazioni di una settimana, due settimane in agosto quando c'è poco traffico su quello Monteceneri, su quello di Corvetto. Cosa succede? Che questo bando aveva una clausola, cioè chi lo aggiudicava, chi se lo prendeva, lo portava avanti se trovava i finanziamenti degli sponsor. Okay. Hanno fatto un progetto cercando di coinvolgere grandi marchi per creare dei campi sportivi di basket, di pallavolo, per creare un palco per eventi musicali, per creare un ciringhito sul Bussa e renderlo un posto di socialità restituendolo alle persone. Sarebbe stato nel 2019, quindi pre-COVID. Esattamente, sarebbe stato nell'estate del 2019, non hanno trovato gli sponsor. In quel momento, nel momento in cui non trovi gli sponsor, purtroppo saltano gli altri progetti, però con l'associazione che ha creato e che ha permesso di arrivare a tutte le proposte che abbiamo fatto finora, che si chiama Milano in Alta Quota ed è un comitato di trentenni e quarantenni che abitano la zona, noi abbiamo un obiettivo che è quello di riuscire nei prossimi, se non questa perché magari avremo ancora problemi col Covid, quella dopo estate, a chiudere per la prima volta, almeno per una settimana o per un weekend, il Cavalcavia Monteceneri e farci sopra delle attività ricreative per i più grandi e per i più piccini. È quindi possibile fare una cosa del genere? Si riuscirebbe? In pieno agosto, scegliendo il weekend giusto, assolutamente sì. Ok, vediamo ancora appunto le foto, le varie foto di, delle varie opzioni, no, che ci sono per il cavalcavia. Appunto, questa è quella della, della, diciamo, chiamata Green Line, esatto, High Line, che insomma niente di, nel senso, raggio verde, niente di nuovo, esatto, senza insultare chi magari poi doveva fare i progetti, ma abbiamo visto a Parigi, abbiamo visto a New York, ad Amburgo, cioè ce n'è pieno. Se no appunto c'è quell'altra opzione, eccola qui, della, ecco questo che sembra Green Line. Questo invece potrebbe essere a sinistra, appunto è come attualmente è parte del, del cavalcavia, sì, e a destra invece come potrebbe si essere, torna a terra, si torna giù tutti a terra. Che da quanto ho capito fosse per lei quella più... Personalmente sì, poi penso anche una cosa, che la cosa bella del fatto di averne parlato presto, averne parlato solo partendo da dei comitati, è che i cittadini sono coinvolti. Io penso che debbano decidere un po' anche i cittadini. Ovviamente ci sono però due cittadini diversi, c'è chi vi abita e ne vive tutte le problematiche e chi lo utilizza e ne vive tutti i pregi, e quindi dobbiamo trovare il modo di bilanciare e ci vuole molta calma e molto ascolto. Perfetto, Paolo, siamo quasi in chiusura. Volevo, tu da poco che sei diventato assessore del municipio, giovanissimo, dicevi che quanti anni hai? 24. 24 anni, super giovane, verrebbe da dire. Com'è questa esperienza da assessore municipale? Ma devo dire, primo mese un po' disorientante. Io sono diventato assessore durante il Covid, mentre aiutavo a gestire i vari servizi dell'emergenza, quindi un momento non facile. Poi però davvero bella, perché è vero che c'è tanta burocrazia ed è vero che è difficile fare le cose, non ce lo dobbiamo nascondere. Però quando ci riesci e lo fai non da solo e per qualcuno, ma lo fai con qualcuno, che è il vero modo di fare politica, da destra alla sinistra, che bisognerebbe usare, è una soddisfazione pensare che a 24 anni riesci a cambiare anche solo un piccolo angolo del tuo quartiere. Qual è il tuo sogno nel cassetto appunto per questo quartiere? Che cosa vorresti, beh, io lasciare? Municipio 8, tre cose vorrei portare a casa nei miei anni di politica. Primo, il cavalcavia Monteceneri giù, una corsia preferenziale e un viale che torna a vivere. Secondo, dei luoghi di aggregazione per i giovani. Il Gallaratese è il quartiere più vecchio d'Europa e per andare a bersi una birra la sera vanno al Carrefour 24 di Uruguay perché non c'è una birreria. Vorrei avere dei ciringhiti nei parchi affidati ad associazioni giovanili e culturali. E terzo, vorrei che diventasse il primo municipio in cui non lasciamo indietro davvero nessuno, perché fa già tanto dal punto di vista delle politiche sociali, ma quello che ho visto nelle case di alcuni abitanti del mio quartiere quando siamo andati a portargli i pacchi alimentari durante il Covid è una cosa che a un ragazzo di 24 anni abituato all'opulenza di Milano fa male e non dovrebbe esistere da nessuna parte. Perfetto, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Vi chiedo scusa se non sto rispondendo ai commenti, ma ho il computer che non mi sta facendo vedere i commenti, quindi non vi sto censurando o cose del genere. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi qui. Paolo, grazie mille davvero, grazie mille di essere venuto. Rimaniamo in contatto, come ho detto al presidente del Municipio 7, lo dico anche a te. Quest'anno Domani Milano riparte proprio dai territori. Vogliamo parlare di quello che succede nel marciapiede del tombino sotto casa, come si diceva una volta, quindi andiamo anche a camminare su questi marciapiedi se vuoi insieme, parliamo dei vostri territori, quindi fateci sapere tutto quello che succede, che noi siamo dalla vostra parte. Ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno di questa esposizione mediatica per raccontare tanti problemi e tante idee, quindi grazie davvero, un servizio prezioso e vi ringrazio molto, a presto.
Perfetto, grazie mille. Grazie anche a tutti voi che ci hanno seguito. Davvero, noi ritorniamo venerdì con una nuova puntata di Good Morning Milano e la settimana prossima tante tante altre novità. Se non ho dimenticato niente, Francesca manda la sigla che abbiamo finito. Grazie mille, arrivederci, a presto.